grazie al collega Campanelli e al collega Petteruti dell'invito e a tutta l'Arcadia, ovviamente. Spero che si senta sufficientemente. E sì, un invito che era stato fatto credo nel 2019, poi rinviato per un problema organizzativo e poi è arrivato, diciamo, quello che è arrivato, ma comunque sono contentissimo e onorato di fare una conferenza per l'Arcadia. Veramente un'esperienza che non avevo mai fatto e che forse quasi non avrei mai pensato di fare, perché l'Arcadia, insomma, continua ad avere per noi studiosi un fascino enorme, e quindi sono particolarmente onorato di questo invito. E Arcadia Illustri, appunto, entriamo subito in tema, mi è venuto, diciamo, come soggetto di parlare di due famosi musicisti che furono tra i primissimi, nel primo gruppetto, diciamo, di ammessi, di musicisti che ebbero l'onore e il privilegio di essere ammessi all'Arcadia. Dicevo, il titolo di questa conferenza va un po' chiarito, perché come è messo qui suona un po', diciamo, un po' retorico, un po' bombastico, da Roma all'Europa, però merita appunto un chiarimento. Prima di tutto Arcangelo Corelli e Bernardo Pasquini furono non solo tra i primissimi Arcadi insieme a Alessandro Scarlatti e Andrea Dami, che era un cantante, ma furono gli unici due, che io ricordi, che ebbero l'onore di un necrologio nelle notizie storiche degli Arcadi morti. Addirittura per Corelli si scomodò il custode generale dell'Arcadia, il Crescimbeni, e per Pasquini Saverio Maria Barlettani, in Arcadia Eulisto Macariano. Ecco, quindi già sono appaiati, già vengono distinti rispetto ad altri. Non sto qui, sarebbe un discorso a sé stante, una conferenza a parte, chiarire quelli che per me sono un po' i motivi di queste due personalità ben inserite nell'ambito della corte romana e quindi che ebbero questo privilegio. Ma la scelta di trattarli insieme, ecco, anche questa va spiegata, perché le tratto insieme proiettandole sull'Europa del tempo. Non è frutto del caso o di questa circostanza. A darmi lo spunto, diciamo, di trattarli insieme è stata una visita che feci alcuni anni fa a questa bellissima residenza di Charlottenburg, che come sapete si trova nell'immediata periferia di Berlino ed è appunto la residenza estiva fatta costruire appunto dal Federico, elettore di Brandeburgo e dal 1701 primo re in Prussia, come era la denominazione, e per la consorte Sofia Carlotta di Hannover. Questo edificio risale la costruzione tra gli ultimi anni del 600 e i primi del 700. La Sofia Carlotta non se lo godette molto perché è morta nel 1705. Ora, in una sala che non è questa, ma insomma ci somiglia, almeno ho trovato, come vedete ci sono queste sale, questa è una sala ovale con dei ritratti molto belli. In un'altra sala simile a questa, un po' più piccola, ho avuto la fortuna di trovare due ritratti, uno è stato addirittura questo di Corelli, che da taluni veniva reputato disperso, perso durante la guerra, in realtà è lì, è conservato, e l'altro è quello di Bernardo Pasquini. I due sono insieme ad altri due grandi musicisti italiani, Ottavio Ariosti e Giovanni Bononcini, ma questi due sono operisti ed erano attivi a Berlino, quindi c'è una logica, diciamo, nella presenza di questi due operisti. Ma è diverso invece la presenza di Corelli e di Pasquini. I ritratti sono attribuibili a Trevisani, da Karin Wolf ha fatto l'attribuzione di questo di Corelli, io mi sono permesso nella mia ignoranza artistica di attribuire alla mano di Trevisani anche il secondo, perché i due fanno pandan, e questo è un fatto a me che ha molto colpito, il fatto che fossero insieme in questa sala e che fossero tra l'altro ritratti appartenuti alla sovrana. In effetti, i due musicisti erano guardati entrambi dall'Europa intera come modelli unici e insuperati della musica strumentale italiana, ecco, questo si è detto. Il primo,
qui qualche breve cenno biografico, bisogna farlo. Il primo era sommo violinista, nato a Fusignano nel 1653, dopo aver studiato a Bologna, verso il 1675 si stabilì a Roma, dove in breve tempo si affermò ai più alti livelli. E come sappiamo, dal 1679 fu al servizio di Cristina di Svezia, due anni dopo del cardinale Benedetto Panfili, poi quando Panfili andò legato a Bologna, fu assunto dal cardinale Pietro Tobboni, della cui corte fece parte stabilmente dal 1689 fino alla morte nel 1713. Il secondo, Pasquini, eccelso clavicembalista e organista, nato a Massa in Val di Nievole, vicino a Montecatini, appunto, nel 1637, dopo alcuni anni di gioventù giovanili trascorsi a Ferrara, nel 1655 fu condotto a Roma dal nobiluomo Innocenzo Conti dei Duchi di Poli. Fu nell'orbita del cardinale Flavio Chigi, nipote di Alessandro VII, che lo condusse al suo seguito in una missione diplomatica alla corte di Francia nel 1664. In seguito passò a far parte della corte del principe Giovan Battista Borghese, il principe di Sulmona, dal 1667 al 1692, e poi del figlio di questi, Marcantonio, il principe di Rossano, dal 1693 alla morte nel 1710. Il primo a menzionare congiuntamente, questo è interessante, che ritornano questi due musicisti spesso menzionati insieme, l'uno per il clavicembalo, l'altro per il violino, un po', sono un po' i dioscuri, diciamo così, della musica strumentale italiana. Il primo che li menziona è Georg Muffat, un musicista, un compositore savoiardo ma di origini austriache, che soggiornò a Roma nel 1681-82. E riconobbe poi più tardi, una ventina d'anni dopo, il proprio debito nei confronti di Pasquini e Corelli nel dare alle stampe una raccolta di concerti grossi nel 1701. E come leggete, mi venne la prima idea di questa ingegnosa mescolanza di stile italiano e francese a Roma, dove, sotto il famosissimo Apolline dell'Italia, signor Bernardo Pasquini, mio sempre riveritissimo maestro, imparavo il modo italiano nell'organo e nel cembalo, quando, con sommo diletto e ammirazione, sentii alcune bellissime suonate del signor Arcangelo Corelli, l'Orfeo d'Italia, prodotte con grandissima puntualità da copiosissimo numero di suonatori. E qui avete un'idea, ad esempio, rara, una incisione con una serenata a Piazza di Spagna, dove si intravede un palco a gradinata con una grande orchestra di un centinaio di elementi. La notizia ovviamente dell'abilità di Corelli, diciamo, come maestro concertatore, allora non c'erano i direttori d'orchestra, ma le orchestre fino a ancora al primo Ottocento erano affidate come direzione e concertazione intendo dire le prove, venivano affidate al primo violino, il Concertmeister. Questo è un lavoro importante, lo fece anche Johann Sebastian Bach in varie corti. Ecco, Corelli era un Concertmeister eccelso, e infatti questo gli viene riconosciuto anche nel necrologio di Nescimbeni, che dice: fu il primiero che introducesse in Roma le sinfonie di tal copioso numero e varietà di strumenti che si rende quasi impossibile a credere come si potessero regolare senza timore di sconcerto, massimamente nell'accordo di quei da fiato con quei d'arco, che bene spesso eccedevano il numero di 100. Ecco, effettivamente non era un problema proprio di routine risolvere il problema di mandare insieme tanti strumenti e soprattutto i fiati e gli archi. E quindi Corelli, tra i tanti meriti, oltre che quello di compositore e violinista, aveva anche quello, del direttore d'orchestra, il maestro concertatore e direttore d'orchestra. Il caso di Muffat è molto noto. Meno noto, per esempio, è il caso di un altro musicista tedesco che veniva da Stoccarda, dalla corte mandata a Roma dal duca di Württemberg nel 1709-10, e questo Franz Jakob Horneck, che venne a Roma a studiare
appunto con Pasquini il clavicembalo, e violino con Matteo Fornari. Matteo Fornari era un fedelissimo allievo di Corelli, praticamente un'ombra, cioè non c'era, diciamo, orchestra dove Matteo Fornari non fosse il secondo violino accanto al suo maestro, e per decenni aveva appunto fatto questo lavoro. E quindi suonare con il Fornari evidentemente era come studiare un po' alla scuola di Corelli, anche se evidentemente quando è arrivato Horneck Corelli era un po' anziano, insomma, ecco. Ecco, qui ho una lista appunto di studenti, adesso poi la vediamo. Ma cosa significa studiare con un grande musicista come Pasquini o Corelli a Roma? Significa prendere lezioni individuali o anche praticarlo, come scrivono i testi dell'epoca? Cioè, vale a dire, praticarlo vuol dire ascoltarlo oppure suonare insieme a lui, e dunque impossessarsi del suo stile, sia esecutivo che compositivo. Le cose poi oggi sono molto separate. Anticamente in realtà esecuzione e composizione erano più, come dire, c'era più permeabilità ovviamente tra i due campi. E per esempio, appunto, un trattato dell'epoca dice che, appunto, per esempio, suonare il clavicembalo era un comporre con le dita. Ecco, questa era l'idea di Pasquini e di altri. Quindi qualche cosa che si poteva trasmettere solo con la pratica e con l'ascolto. E infatti, per esempio, Gasparini, in un celebre trattato di l'armonico pratico al cimbalo del 1708, Gasparini aveva lavorato a Roma fino al 1701 accanto appunto a Pasquini e Corelli, e dice: chi avrà ottenuto in sorte di praticare o studiare, dice, ecco, sono due possibilità, sotto la scuola del famosissimo Bernardo Pasquini, o almeno chi l'avrà inteso o veduto suonare avrà potuto conoscere la più vera, bella e nobile maniera di suonare, di accompagnare, eccetera eccetera. Naturalmente Muffat non fu l'unico ovviamente di questa schiera, Muffat e anche Horneck di questa schiera, che veniva a Roma a imparare il modo italiano per gli strumenti a tastiera con Pasquini, per il violino e per l'orchestrazione con Corelli. Ecco, la schiera di musicisti inviati alla scuola di Pasquini, per esempio l'imperatore Leopoldo, grande amante di musica, Leopoldo d'Austria, mandò diversi suoi clavicembalisti, perché venivano mandati clavicembalisti provetti, che già erano ovviamente inquadrati nei ruoli di corte, non si mandavano i ragazzi giovani. E qui avete un elenco che io ho potuto ricostruire di alcuni di quelli dove possiamo dire con certezza, ecco, che sono stati, diciamo, allievi, perché questi grandi ovviamente prendevano soltanto personaggi che gli venivano raccomandati dalle corti. Non prendevano certo ragazzini, ecco, in erba, prendevano questi. E qui ne avete un piccolo saggio, un piccolo spaccato d'Europa, perché Pasquini prese appunto Johann Philipp Krieger da Bayreuth, dalla corte di Muffat da Salisburgo, Ferdinand Tobias Richter da Vienna, Carlo Domenico Draghi ancora da Vienna, Johann Georg Christian Störl da Stoccarda, Franz Jakob Horneck da Würzburg. Ecco, questo è un piccolo spaccato di quelli che posso documentare, poi ce ne saranno stati certamente molti altri. Io qui intanto faccio un primo stacco musicale per una cosa particolare, un genere di cui abbiamo nel Seicento una testimonianza praticamente solo nella musica per clavicembalo di Pasquini. Si tratta di sonate a due clavicembali, ne ha scritte 14, e la cosa interessante è che sono, lo dico per chi conosca un po' di musica, notate soltanto sulla parte del basso continuo, del primo cembalo e del secondo. Il resto è lasciato, noi diciamo, all'improvvisazione, ma in realtà io la chiamo una composizione non scritta, fatta ex tempore, diciamo, dagli esecutori. Ora ascoltiamo, tanto è un poco più di un minuto di musica. Questa sonata per due clavicembali di Pasquini, che è un genere che lui potrebbe, per esempio, aver praticato con qualche allievo avanzato. Thank you.
avete sentito un minuto e 25 di musica, quanta polifonia, eppure se guardate è scritta solo su due righe di basso, e appunto queste sono le musiche che Pasquini predisponeva, evidentemente non potendole suonare da solo, per suonarle con un secondo esecutore e probabilmente uno di questi allievi avanzati. Quindi entriamo dentro questo mondo, che è un mondo, come vedete, che ci avvicina poi. Non è qui soltanto muovere le dita su una tastiera, qui è comporre con le dita, perché qui non è scritta tutta questa polifonia. La musica che è scritta sarà il, non so, il 20% di quello che avete ascoltato. Ecco. No, non meno però importanti per la notorietà di Pasquini, non meno importanti di questi musicisti professionisti, furono i tanti dilettanti ammiratori che ebbero l'opportunità e il privilegio di frequentare Pasquini durante il loro soggiorno a Roma. Ora, noi quando diciamo dilettante, adesso nel linguaggio corrente, dilettante ha un che di dispregiativo, cioè un dilettante di musica. Attenzione, forse sarebbe meglio usare la parola inglese, amateur, forse. Dilettante vuol dire chi suona musica ma non per professione, quindi attenzione, molti di questi dilettanti avevano un livello, diciamo, professionale, anche se appunto essendo nobili, aristocratici, persone altolocate, non facevano i musicisti di professione. Quindi, però è un mondo però altrettanto e forse importante dei musicisti professionisti, perché a queste persone di altissimo livello sociale, certamente Pasquini e Corelli erano più disponibili a prestarsi, insomma, come insegnanti, insomma, ecco, altrimenti. Allora c'è una testimonianza molto bella di Angelo Berardi. Ecco, sì, Angelo Berardi è un maestro di cappella, fu maestro di cappella di Santa Maria in Trastevere, che nel 1693, in uno dei tanti trattati musicali che ha scritto, faceva una lode sperticata di Pasquini, evidentemente ne aveva grande stima, e dice: quanto al ragguaglio, e qui ho riportato, non so se si legge bene, ma comunque riporto la trascrizione che ho fatto io, quanto al ragguaglio che desidera intorno al signor Bernardo Pasquini, non posso dirle altro, solo che chi vuole scordarsi i travagli e fatiche, senza che beva l'acqua del fiume Lete, si incammini a godere la dolce sinfonia dei cembali e organi toccati dalle sue mani, e se nei secoli passati vi fu chi girò un mondo intero per vedere il Tito Livio, nel presente non capita in questo gran teatro del mondo, cioè a Roma, principe o privato straniere, che non si porti ad ammirare la virtù inimitabile di questo celebre soggetto. Ecco qui il richiamo addirittura a un classico, ho controllato effettivamente nel... qui la citazione è da un passo delle Epistole di Plinio il Giovane, e si racconta appunto di un uomo di Cadice che era andato, fatto il viaggio a Roma per conoscere Tito Livio, insomma, ecco, da Cadice a Roma. Interessante che ho ritrovato questa stessa citazione sfruttata già al primo 400 in un commento sopra la Commedia di Dante di Cristoforo Landini, dove utilizza questa stessa metafora per un altro famoso organista dell'epoca, vale a dire Antonio Squarcialupi, un organista del 400 fiorentino, che evidentemente Berardi aveva buone letture e quindi ha riciclato, diciamo, la citazione. Se lo dico, qui sono molti letterati, quindi è importante. Insomma. Sì, quello diventa un topos, insomma, sì, sì. Quindi però è interessante vederlo, sì, in quest'ambito. Sì, io ho un po' ricostruito il topos. Di Cadice che venne a Roma solo per vedere Livio e poi se ne tornò senza voler vedere null'altro. Ecco. Però la cosa interessante è questo, magari questo i letterati non lo sanno, che le parole, no, perché questa è una cosa musicologica, le parole di Berardi sono meno enfatiche e barocche di quello di quanto uno possa pensare, perché lo dimostra, io trovo una lettera scritta in un perfetto italiano nel 1689 da Roland Sherman, un agiato mercante inglese, queste persone che giravano l'Europa e andavano fino al Medio Oriente, ritornavano, eccetera. Quindi lui aveva una corrispondenza con un suo amico, in italiano si scrivevano, e parlavano spessissimo di musica, perché erano due inglesi amanti proprio sviscerati della musica. E cosa
Cosa scrive all'amico questo Roland Sherman? Non dubito di trovar le composizioni di Bernardo Pasquini degne di quel carattere che la sua virtù l'ha acquistata nel mondo. Mi lamento pure di non conoscere quel suo stile felice di toccare, quale vostra signoria sentiva con suo tanto gusto in Roma, e quale io pure, se non fossi ristretto qui da obblighi più forti che non me permettono, stimerei poco della pena d'un viaggio apposta a sentire. E questa è lettera, è voce viva, tra due inglesi del fine Seicento, uno dei quali dice, tu sei stato fortunato a conoscere, perché queste cose non si possono leggere, non si possono, si trasmettono solo quel suo stile felice di toccare, lo puoi solo ascoltare e allora imparare. E io veramente un giorno o l'altro mi decido ad affrontare questo viaggio a Roma, perché ne vale la pena da solo, appunto, come vedete, il Berardi non era poi così... come dire, barocco e enfatico. Oh, ci sono poi le annotazioni che Pasquini stesso appose nel manoscritto autografo delle sue composizioni, sono più di 200 composizioni, che si trova oggi a Berlino, il manoscritto Landsberg 215, che hanno lasciato traccia di questi privati stranieri di cui parla Berardi, con cui era in diretto rapporto. A volte li chiama il francese, il danese, il paggio tedesco, il barone d'Artichi, si vede che è toscano, il barone d'Artichi, e poi cioè, l'inglese di Scozia, lo scozzese. Ecco, in alcuni due casi, in almeno due casi, ho avuto la fortuna di identificare questi personaggi che sono stati a Roma, sono stati più volte omaggiati da brani del compositore negli anni 1697 e 98, perché questo è scritto a margine del manoscritto. Uno è questo barone d'Artichi e l'altro è l'inglese di Scozia. Allora, il barone d'Artichi è certamente il barone Johann Jakob von Artich, che veniva, era stato borgomastro di Zittau in Sassonia, praticamente il lembo più estremo a est del confine con la Polonia, praticamente. Ed è noto alla storia della musica questo Hartige, perché aveva protetto e ospitato il giovane musicista Johann Kuhnau. Per chi diciamo, non è addentro a cose musicali, era uno dei predecessori di Bach come cantor a Lipsia. Questo Kuhnau. Noi sappiamo che negli anni 1663-65 il barone von Artich aveva compiuto un viaggio di istruzione in Francia e ha studiato diritto, filosofia, matematica, ma aveva anche soggiornato a Venezia e a Roma, dove aveva studiato con i migliosi maestri, der berühmter Meister, proprio scritto così. E quindi all'epoca, siamo intorno al 64-65, poteva aver già conosciuto Pasquini, che era, maestro, era organista di Santa Maria Maggiore, quindi un rapporto che magari può essere datato a molti decenni prima. Il secondo personaggio, ancora più interessante, che Pasquini menziona a volte come l'inglese o lo scozzese o l'inglese di Scozia, ma è sempre lo stesso, è identificabile con il barone, il nobile inglese John Clerk, secondo baronetto di Pennycoik in Scozia, che era un politico, un giurista, ma anche un ottimo dilettante di musica e compositore. Recentemente è uscito un suo CD in Scozia con sue musiche, niente male, insomma, devo dire, appunto, ecco, questi sono i dilettanti, cioè le sue musiche sono veramente molto belle. Questo, il nobile britannico, era scozzese per l'esattezza, ricordava nei suoi memoir che durante il soggiorno a Roma, fra settembre 97 e dicembre 98, le due maggiori attrazioni, lui le chiama diversions, di cui aveva goduto, erano la musica e le antichità. I suoi maestri erano stati Bernardo Pasquini, il più bravo ed esperto compositore ed esecutore all'organo e al clavicembalo, e Arcangelo Corelli, che a suo giudizio non aveva pari al mondo come suonatore di violino. John Clerk racconta che ogni giorno si recava a casa di Pasquini trattenendosi con lui per una o due ore e che il compositore gli aveva offerto in dono diversi brani scritti per lui. E in effetti è vero, nel manoscritto autografo ce ne sono almeno una dozzina dove Pasquini ha annotato il dono. Tra cui un celeberrimo brano per clavicembalo di Pasquini che si chiama La toccata con lo scherzo del cucco,
Ora qui il cucco sarebbe il cuculo, il cui verso, voi sapete, è una terza minore, pappam, 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 e spesso i musicisti si sono divertiti un po' a trattare, anche Frescobaldi, Poglietti, molti musicisti dell'epoca trovavano così un po' spiritoso, insomma, fare una composizione su questo tema. Ma molti appunto si sono spinti a immaginare poi situazioni, diciamo, un po' di imitazione della natura, di queste qua. Nulla di tutto questo, però. Perché? Perché lo scherzo del cucco, che viene donato appunto nel 1698 al barone di Pennycoik. Già, perché Pennycoik, in inglese è Pennycook, è un toponimo derivato dal brittonico, dal celtico antico, e significa colle del cuculo. Quindi il John Clerk era quindi signore del colle del cuculo, e quindi è ovvio che la composizione era ovviamente un omaggio al toponimico del suo feudo. E allora, visto che non è lunghissimo, sono 3 minuti di musica, ascoltiamo questa divertente toccata, che prende spunto da un semplice 2 note con un intervallino di terza minore, che poi è esattamente quello del, appunto, del cuculo. Thank you.
Ecco, questa è la... è un toccata con lo scherzo del cucco, un brano diciamo così abbastanza leggero, ciononostante ecco, si conclude pure con una fughetta sul tema del cucco. E appunto abbiamo appunto, ecco, la fortuna di conoscere anche il destinatario, l'occasione. Ecco, dal necrologio degli Arcadi Morti sappiamo che negli ultimi anni di vita Pasquini meditava la pubblicazione di un'opera di suono, probabilmente una raccolta antologica della sua produzione cembalo-organistica che negli ultimi 20 anni di vita era andato copiando in alcuni manoscritti. Opera di suono, appunto, perché appunto il suono era la musica strumentale, mentre la musica come parola era riservata solo a quella vocale. Ecco, quindi, ma non riuscì a portare a termine, diciamo, questa sua, diciamo, probabilmente raccolta antologica. Se si esclude appunto una toccata che pubblicata, scusate, ecco, in un'antologia che è stata più volte ristampata, questa antologia, ho il sospetto che fosse stata prodotta in Austria, a Vienna originariamente, ma questa è la prima edizione, appunto, risale ad Amsterdam nel 1699. Ad Amsterdam è stata più volte ristampata e anche a Londra. Ecco, c'è un solo brano dentro questa antologia, è un'antologia fortunata, ma più volte ristampata e che ha conservato, diciamo, il nome di Pasquini. Ma se si esclude questa antologia con un singolo brano, Pasquini non ha mai dato alle stampe ma la sua musica, ma questo era normale per gli esecutori di tastiera, raramente davano fuori alle stampe le loro musiche, e quindi Pasquini non fa eccezione. Quindi la sua musica però per tastiera circolò in manoscritto attraverso delle copie, per esempio fatte in Inghilterra tra la fine del 600 e il primo 700, tra i quali per esempio c'è un manoscritto copiato da Francis Piggott, che era organista della Cappella Reale inglese, o un altro appartenuto alla dilettante inglese Deborah Woodcock, che è datato 1701. Poi ce ne sono altri di cui non sappiamo il proprietario, ma esiste un notevole numero di manoscritti che conservano composizioni sparse, a volte anche in unicum, di Pasquini e anche di musicisti della sua cerchia, probabilmente i suoi allievi, i suoi collaboratori, che evidentemente questi nobili che venivano a Roma si procuravano queste musiche, che non sono assolutamente testimoniate in manoscritti copiati in Italia, mai. Passiamo a Corelli. Ecco, tra gli allievi di Corelli non si contano i violinisti, anche celebri, che si proclamarono, diciamo, suoi allievi in senso ideale o vennero considerati tali dai musicologi, ma rari dovettero essere quelli che ebbero vere e proprie lezioni, diciamo, da lui. È verosimile che Corelli, come Pasquini, dovette accettare di istruire nello stile italiano soltanto quei musicisti che gli venivano raccomandati dalla più alta nobiltà. Va detto però che nella maggior parte dei casi la formazione dei violinisti doveva compiersi non tanto attraverso lezioni individuali, ma nel suonare in orchestra sotto la direzione di Corelli. È il caso per esempio di un francese, ecco questo poco noto, ma questo Jean-Baptiste Anet, di una famiglia di violinisti, noto come Baptiste semplicemente, che era un violinista francese attivo nell'entourage addirittura del duca di Orléans, cioè del fratello del re Luigi XIV, e che fu a Roma nel 1695-96 e fu particolarmente caro a Corelli, che, se è vera la storia che venne raccontata tempo dopo, gli fece dono addirittura di un archetto. Sapete, un archetto è un bene prezioso per i violinisti. Ma ci sono anche giovani promettenti violinisti, come per esempio che fecero poi grandi carriere, come i piemontesi Giovanni Battista Somis e Andrea Stefano Fiorè, che vennero inviati diciottenni a Roma negli anni 1703-1706 dal duca Vittorio Amedeo II per abilitarsi nella musica, così è scritto. Venivano, ecco, come quelli che venivano dalle corti tedesche, anche la corte di Savoia manda dei propri giovani violinisti che già orbitano nelle orchestre di corte per formarsi nello stile più avanzato, lo stile italiano, che poi era quello romano praticamente.
Lo stesso accade a Pietro Antonio Locatelli, un grandissimo violinista, uno che ha fatto la storia, diciamo, del violino, Locatelli, che nel 1711, anche lui giovanissimo, non ancora ventenne, ottenne la dispensa dal servizio presso la Chiesa della Misericordia Maggiore di Bergamo e il permesso di recarsi a Roma per approfittarsi nella sua professione. Ecco, non sappiamo se sono andati direttamente da Corelli, ma certamente andare a Roma significava venire a contatto con lui, cioè conoscere sul campo i nuovi stili di musica praticati al massimo livello, come ad esempio i concerti grossi solitamente composti, concertati, diretti a Roma da Corelli, e in qualche caso farne l'esperienza diretta suonando a fianco del sommo violinista o dei suoi più stretti collaboratori. Adesso ascoltiamo un pezzettino, che se non so se devo tagliare, non posso far ascoltare un pezzettino di Corelli. Due minuti di musica. Un paio di minuti di musica. No, vabbè, sentiamoli 2 minuti di musica. Almeno un po' di Corelli, o li facciamo alla fine. Forse li facciamo alla fine. Decidi tu. Va bene, lo faremo alla fine, non voglio. Comunque. Tuttavia, un punto importante, più che degli allievi, perché gli allievi ce ne sono veri molto pochi, presunti tantissimi, diretti, indiretti, ma ci sono anche molti epigoni di Corelli, ma secondo me sono due i fattori che contribuiscono in misura determinante alla nascita del culto di Corelli in Europa, sia ben inteso, non tanto in Italia, ma in Europa, soprattutto nell'Europa del Nord, nella Francia, nell'Inghilterra, in questi paesi. E le sue opere vengono elevate quindi a un modello nuovo di stile di musica strumentale. Ecco, da un lato, quali sono questi fattori? Da un lato, le schiere dei innumerevoli musicisti e dilettanti di musica, questi suoi ferventi ammiratori. Dall'altro, la diffusione delle sue opere stampate, cioè il mezzo della stampa, ecco, attraverso molteplici edizioni, riedizioni e anche adattamenti. Le sonate venivano trasformate da sonate a concerti grossi, oppure le sonate per violino diventavano per flauto. E abbiamo una marea, diciamo, di edizioni e riedizioni a Parigi, ad Amsterdam, a Londra. Quindi il successo della musica corelliana presso i dilettanti fu un fattore tutt'altro che secondario. Il mondo degli amateur musicali, comprendente membri della nobiltà e dell'alta borghesia, ebbe un ruolo fondamentale nelle grandi capitali come a Parigi e Londra, oppure nelle principali città olandesi, tedesche, che avevano appunto le maggiori istituzioni concertistiche del tempo. Come riconosciuto addirittura da questi saggisti francesi dell'età dei lumi, la sonata strumentale fu un genere importato dall'Italia e quelle di Corelli furono le prime ad essere ascoltate dal pubblico francese. Già a fine Seicento, quando prendeva avvio una serrata competizione fra la musica italiana e quella francese, che si sarebbe trascinata a più riprese nel secolo successivo, l'abate François Raguenet, autore di un celebre Parallèle des Italiens et des Français, un confronto fra la musica italiana e la musica francese, dopo aver ascoltato appunto suonare in orchestra addirittura Corelli e Pasquini e il liutista Gaetano Boni, affermò senza grandi giri di parole che questi erano i primi al mondo nel suonare il violino, il clavicembalo e l'arciliuto. E il compositore Michel Corrette, siamo a metà del Settecento, ricordava che nei concerti organizzati dall'abate Mathieu a Parigi nei primissimi anni del Settecento, frequentati anche dal Duca di Orléans, per esempio, insomma, concerti abbastanza importanti, erano state eseguite per la prima volta le sonate a tre di Corelli stampate a Roma. Ed affermava, sempre Corrette, che questa musica ad uno stile nuovo incoraggiò tutti gli autori a lavorare in un genere brillante. Questa è la Francia. L'Inghilterra, la circolazione di musiche corelliane è documentabile almeno dall'ultimo decennio del Seicento. Essa fu possibile grazie alle edizioni a stampa, non solo romane, poi c'erano le riedizioni ad Amsterdam, ad esempio, oppure alle copie manoscritte delle musiche corelliane, che ancora oggi sono conservate in gran numero nelle biblioteche inglesi. E queste copie di solito venivano fatte fare da i nobili dilettanti, reduci dal viaggio a Roma, che immancabilmente appunto venivano in contatto con Corelli, addirittura potevano forse prendere lezioni.
E intanto è che questa moda borelliana fu stigmatizzata dal famoso giurista e dilettante di musica Roger North, che nei suoi Memoirs of Music del 1728 ricordava come i giovani dell'aristocrazia e dell'alta borghesia inglese, soggiornando a Roma durante il Grand Tour, non volessero mai perdere l'occasione per avere qualche lezione da Corelli. E John Clerke, abbiamo visto, che era alunno e ammiratore di Pasquini, rivela nelle sue memorie che Corelli, pur non amando insegnare, gli concedeva ben 3 lezioni settimanali. E un altro nobile allievo, Lord Edgecombe, commissionò addirittura al pittore Henry Howard, che era a Roma anche lui in quel periodo, un ritratto di Corelli, un bellissimo ritratto, che oggi è alla Facoltà di Musica dell'Università di Oxford, da cui vennero ricavate copie e molte incisioni su rame. Questa purtroppo ho solo una foto in bianco e nero, è un ritratto famosissimo che troverete in tutte le enciclopedie, eccetera. Ecco, questo ritratto fatto ut vivus pinxit, c'è scritto appunto, fu fatto dal vivo, da questo Howard, era un pittore irlandese che era in quel periodo si trovava appunto a Roma, e il Lord Edgecombe, un altro ammiratore di Corelli, gli commissionò questo bel ritratto che poi attraverso delle donazioni è finito a Oxford. Ce ne sono delle copie, questa è bellissimo. Ecco, questa è una copia del tempo, lo stile un po' così marattesco, diciamo, copia da Henry Howard, appunto non si sa da chi è fatta, e si trova alla Royal Society of Musicians. E poi ne vennero tratte tante incisioni su rame, questa è la più famosa, quella di John Smith, siamo sempre ai primi del Settecento, perché circolavano tra tutti gli amatori che evidentemente desideravano avere appesa, magari in casa, se non il ritratto, almeno l'effigie di Corelli in questo ritratto. Di conseguenza, ecco, cosa succede? Questi circoli dilettantistici in cui si potevano ascoltare le sonate di Corelli, fra questi circoli appunto c'erano addirittura per esempio il Music Club di Stamford, una città che ho dovuto cercare sulla carta geografica, si trova a più di 100 km a nord di Roma, ma era un importante centro tessile, aveva un Music Club che negli anni 90 del 600 eseguiva le sonate, quelle disponibili a stampa di Corelli, l'opera 3 e l'opera 4 di solito, quelle per due violini e basso continuo. Per non dire a Londra c'erano i concerti di Thomas Britton, un commerciante di, oggi diremmo di combustibili, allora commerciava il carbone, ma teneva anche in casa sua una sala da musica molto ben frequentata in cui venivano eseguite tante musiche, tra cui queste di Corelli. Anche a Oxford sono testimoniati concerti, ma parliamo al massimo del primo Settecento, e poi ovviamente potremmo scrivere un libro sulla ricezione corelliana in Inghilterra. Naturalmente la popolarità però della musica corelliana nei circoli dilettantistici francesi e inglesi ebbe un peso rilevante nell'orientare le politiche commerciali degli editori musicali, che stamparono e ristamparono spesso in competizione fra di loro nello stesso anno le opere di Corelli che uscivano a Roma, ci si avventavano, diciamo, e ognuno proclamava che la sua era quella corretta, quella fatta. Ecco, queste sono due uscite quasi in simultanea dell'Opera Quinta, che è apparsa a Roma nel 1700, e queste sono due, una uscita ad Amsterdam, l'altra a Londra, in contemporanea. E c'è da dire però che, ho detto, i dilettanti, l'editoria, no? Perché l'editoria va dietro la richiesta dei dilettanti, e i musicisti professionisti, e già qui c'è una cosa che forse va chiarita. Ci sono tanti violinisti italiani di prima e seconda, terza grandezza, diciamo, che si attivarono per propagare lo stile e la musica di Corelli in Francia, in Inghilterra e in altri paesi del nord Europa. Ma questi non sono da considerare così allievi, sia pure in modo ideale, naturalmente, molti non lo hanno neppure conosciuto di persona Corelli, ma forse degli epigoni, ma che seppero abilmente, diciamo, cavalcare l'onda del
corellianismo, questo fenomeno che ha dominato appunto soprattutto i paesi anglosassoni, l'Inghilterra in particolare, e sono stati molto bravi a sfruttare quest'onda per inserirsi. Parlo a figure, diciamo, meno note, però comunque di grande talento, come Michele Mascitti, che era napoletano, attivo in Francia, si è convertito, diciamo, un po' al corellianismo. Pietro Castrucci, che era romano, sicuramente ha conosciuto Corelli da giovane, non è detto che sia stato suo allievo, ma in Inghilterra ha avuto una grande carriera di violinista ed è stato tra l'altro il primo violino delle orchestre dei teatri gestiti da Handel. Stefano Carbonelli, un altro toscano, eccetera. Oppure giganti della musica, come possono essere Francesco Geminiani, che è stato attivo tanto a Londra, ma anche a Parigi e a Dublino, o Pietro Antonio Locatelli, che si è stabilito da un punto dal 1729, credo, in poi, a vivere ad Amsterdam. Ecco, ha fatto questa scelta. E loro pure hanno lavorato sulla musica. Per esempio, Geminiani ha fatto un adattamento dell'opera quinta, che sono le sonate per violino solo, le ha trasformate in concerti grossi, appunto, quindi per due violini, violoncello e orchestra d'archi addirittura, cioè operazioni fatte naturalmente sfruttando, diciamo così, la notorietà di Corelli. E ecco, qui vedete un frontespizio di una riedizione, questa è una riedizione per dire quanto successo avevano avuto queste cose. Diamo alla conclusione, la recezione europea di Pasquini e Corelli ebbe un ruolo fondamentale nell'elevare a un più alto grado di considerazione la musica strumentale, fino allora relegata in una posizione subalterna alla più blasonata musica vocale, che in una visione ancora umanistica del rapporto musica-poesia. Ecco. La recezione di Corelli in Europa ebbe una risonanza senza pari. Basti pensare al monumento sonoro che gli dedicò il più grande clavicembalista e organista francese dell'età di Luigi XIV, François Couperin. Couperin, riconoscendo addirittura la maggiore anzianità della musica italiana su quella francese, e in tema di precedenze, siamo nel Seicento, non era segno di poca stima, insomma, Couperin volle intitolare Le Parnasse ou l'Apoteose de Corelli, cioè il Parnaso, l'apoteosi di Corelli, una grande sonata in trio pubblicata nel 1723. E lì leggete tutti i movimenti alla maniera francese, ognuno è accompagnato da una descrizione. E fu questo un atto sicuramente di riverente e sincero omaggio, un tributo a un compositore scomparso tra l'altro una decina di anni prima, le cui sonate lo avevano da sempre affascinato, tanto da reputare la sua musica strumentale allo stesso livello delle opere del Sommo Lully, cioè praticamente il creatore dell'opera francese. Quindi mettere, cioè, Corelli sulla musica strumentale, Lully su quella drammatica vocale, l'opera. E quindi il piano massimo, un francese mette un compositore italiano, ma ne fa un compositore universale, ecco. E indubbiamente la figura e l'opera di Pasquini non ebbero però una risonanza paragonabile a quella di Corelli, perché lui non diede alle stampe molte cose. La sua scuola, tuttavia, diede silenziosamente i suoi frutti attraverso i numerosi allievi disseminati soprattutto nelle corti dell'area germanica, a cui aveva trasmesso i segreti del mestiere, cioè l'arte di suonare come fondamento dell'arte di comporre con le dita. Il nostro percorso si conclude lontano da Roma, nel luogo da cui era partito, la residenza di Charlottenburg. Qui a ravvivare la memoria di Corelli e Pasquini e del loro posto nella storia della musica strumentale settecentesca restano i ritratti dei due musicisti che un'appassionata di musica, Sofia Carlotta di Brandeburgo, che pure non li aveva mai conosciuti di persona, volle avere e conservare nella sua residenza prediletta. In queste stanze in cui dovette trascorrere piacevoli momenti di ozio nel dilettarsi con le muse, come si diceva allora, la sovrana poté forse ascoltare un'opera ancora oggi considerata pietra angolare della musica violinistica, le sonate a violino solo, opera quinta 1700 di Corelli, che il compositore volle dedicarle. Grazie. Grazie.
sentiamo il pezzetto di Corelli, direi. Sì, volentieri. Visto che il pubblico non ha nulla al contrario. Sì, sennò però... sembra che sono parziali, io sono, sì, sono un po'... ormai sono imparentato con Pasquini. Allora, grazie Arnaldo, grazie per averci fatto fare questa passeggiata musicale in Europa, appunto, tra inglesi di Scozia, come dite prima. Quasi offensivo. Oggi sarebbe totalmente scorretto. Inglesi di Scozia, o appunto scozzesi di Inghilterra, e Francia e Germania. Dunque, grazie davvero. Adesso abbiamo, credo, qualche minuto per... sì, perché nonostante tutto siamo nei tempi, nonostante i ritardi nostri, naturalmente, tu hai rispettato perfettamente il tempo. E per chi volesse chiedere, voglia chiedere qualcosa ad Arnaldo, vediamo un po' se c'è qualche domanda dal pubblico. Ecco lì Alessandro. Tanto ce l'abbiamo. Due rapide incursioni, una in Francia e una in Inghilterra, anche a Napoli.
Lei ha citato due volte il Duca d'Orleans, quale fratello di Luigi XIV. Credo però che almeno nella seconda citazione il riferimento fosse al Duca d'Orleans, figlio del fratello di Luigi XIV e poi reggente di Francia, che consta fosse anche un buon compositore. Io ricordo un bel film di Bernard Tavernier, Che la festa cominci, Che la fête commence, in cui la colonna sonora si dice essere stata composta dal protagonista del film, in ultima analisi, che poi era interpretato da Philippe Noiret, e cioè dal reggente, il Duca d'Orléans, quindi in quel caso Philippe, non Gaston, che sarebbe stato suo padre, il fratello del Re Sole. Quindi, giusto per se si può contestualizzare un attimo questi riferimenti, diciamo così, al ramo più eterodosso, diciamo così, dei Borbone prima branche, diciamo così. E l'altro riferimento che volevo cercare di comprendere meglio è se ci sia qualche rapporto fra un violinista anteriore, evidentemente, a Corelli, che veniva da Napoli, che è arrivato a Londra, che poi era Nicola Matteis, su cui recentemente ho avuto modo di leggere una densa monografia, finalmente su ogni particolare, estremamente analitica, che secondo me aveva una qualità fra tutti quei violinisti della seconda metà del Seicento, in questo caso della prima parte della seconda metà del Seicento, abbastanza outstanding, che può ricordare per certi versi la compostezza, l'austerità, l'intensità, il carattere thoughtful che io tenderei ad ascrivere, come abbiamo appena potuto verificare, al nostro Corelli, e che forse Pasquini invece sfiorava appena, insomma. Aveva altre doti, ma certamente non queste, che sono quelle più durature, quelle più ammirevoli, forse. Sì, il Duca d'Orléans, naturalmente il riferimento è quello dell'inizio del Settecento, quindi Filippo, forse la citazione di Corrette è di metà Settecento, ma Corrette fa una retrospettiva, no, sulla sonata in Francia, e quindi no, i riferimenti sono quelli proprio tra fine 6 e primo Settecento. Questo Anè ha lavorato, sì, credo sia proprio Filippo, insomma, io adesso ho lavorato un po' rapidamente, ma per queste, però sì, Gastone il fratello di, allora sì, questo no, allora è il nipote, sì, il nipote, sì, giusto, no, giusto, ha ragione, no, Gastone è il fratello, giusto, no, è un piccolo, un lapsus mio dovuto alla velocità del lavoro, giusto. Su Matteis devo dire, appartiene a un'altra ovviamente generazione, un po' prima, ed è, diciamo, un po' un pioniere, diciamo, italiano in Inghilterra. Vabbè, questo è un discorso a parte. Certamente Corelli è un culto, diciamo, un po' creato, ma come si creano? Appunto perché va a incontrare un certo tipo, ovviamente, di mentalità. Per questo dicevo, ho insistito sull'Europa, no? Perché in effetti Corelli, Pasquini non hanno avuto, diciamo, una vera ricezione italiana, si può dire, insomma, forse in Italia sarebbero rimasti, sì, di buoni autori antichi, ma in Inghilterra, beh, questo è un discorso, appunto, faremo un'altra conferenza su questo, ma che vedere, ecco, che ne so, non l'ho nominato, però, insomma, il palladianesimo, l'architettura, l'arte, ecco, un certo gusto di arte. Corelli, secondo me, infatti io personalmente, se dovessero mai chiedermi, non lo riterrei mai un autore barocco. Se esiste barocco, io vengo da una scuola dove barocco non viene usato in musica. Mio maestro e mentore, Lorenzo Bianconi, scartò l'idea del termine barocco nel libro Il Seicento, no, della storia della musica, editi, perché effettivamente non si applica. Ma se potessi, diciamo, forzare la mano, non mi sentirei affatto di dire che Corelli è barocco, perché effettivamente io, infatti, a lezione Corelli ne parlo, non nel Seicento, ma ne parlo nel Settecento, perché Corelli apre, insomma, sostanzialmente a un mondo nuovo, e se ne sono accorti all'epoca, no, forse non se ne sono accorti in Italia, perché per esempio a Roma Corelli non ha una discendenza, a parte Fornari, così, ma insomma Fornari non ha scritto nulla, ma i vari grandi i successori, per esempio Montanari, Antonio Montanari, Giuseppe Valentini, beh, le musiche che ho ascoltato io non hanno del corelliano, sono musiche già proiettate
in un'altra epoca, appunto. Quindi Corelli non ha avuto una discendenza locale, quanto invece un impatto ideale, ecco, su altre civiltà, su altre culture. Quindi appartiene a un Settecento, e del resto è lui che ce l'ha detto, ne parla in un passaggio, credo in una prefazione, in una lettera, dove parla della ragione imperante, no? E introduce questo termine. Che per me è molto pesante, insomma, cioè l'idea non parla di affetti, comincia a parlare di ragione Corelli. Allora stiamo veramente andando, non voglio fare una lettura, diciamo, teleologica, per carità, però effettivamente lì ci stiamo incamminando. Questo è un po' quello che penso io. Pasquini, vabbè, un altro discorso. Pasquini non è solo clavicembalista, Pasquini è anche un compositore di opera, di oratori, e si è mosso, diciamo, su un altro piano, diverso da quello di Corelli, che invece si è concentrato sul suo strumento. Ecco. Allora, bene, vediamo, ci sono altre domande per il nostro oratore? Giampiero Maragoni. Grazie. Barocco, non barocco, evitiamo di doverci trattenere fino a domani su queste questioni, perché ognuno la pensa in un certo modo e non è pronto a rinunciare tanto facilmente. Gli anni di cui abbiamo parlato, a Cavaliere tra 6 e 7, sono o non sono anche quelli della presenza di Handel a Roma? E sono o non sono anche quelli del leggendario, pittoresco, più o meno mitizzato, duello di Handel con Scarlatti, però Le Jeune, con Scarlatti cembalista. Il duello incruento, naturalmente. Sì. Perché Handel ha avuto anche quello cruento, con Matteson, però. Questa è la prima parte del mio breve intervento. Quanto al cuculo e alla terza minore e all'invito che giustamente hai porto a guardarsi da ogni facile deriva e scoscendimento nell'idea del mimetismo, eccetera, eccetera, mi è sovvenuta una notazione di tanti storici dell'arte, Gombrich, anche certo Chris, per cui il modo in cui alcuni animali esotici, per esempio nel Seicento, sono stati visti non derivava dagli occhi di chi li vedeva, ma dalla mente di chi li vedeva, per cui non c'era nulla di mimetico e molto di intellettualistico, se vogliamo. La terza minore sopravvive fino a Saint-Saëns, ma il Naturlaut, il suono di natura con cui si apre la prima Sinfonia di Mahler, che evidentemente è ispirata a qualcosa di naturalistico ed evocativo, è una quarta giusta. Quindi la mutabilità e lo svolgimento, l'evoluzione di questi dati, che potrebbero sembrare di natura e di natura non sono, in questo caso è veramente opportuno dire cultura anziché natura, mi sembra uno spunto meritevole di riflessione. Ecco. Grazie. No, giuste osservazioni. Insomma, su Handel, se posso, ecco, magari intervenire, visto che è stato chiamato in causa. Io non l'ho chiamato in causa intenzionalmente, perché anche su Handel, diciamo, la mia opinione è che Handel non è venuto a imparare la musica italiana a Roma. Era un compositore già formato. La musica italiana lui l'ha conosciuta, ovviamente, nelle corti tedesche. A Roma è venuto a sentirla, diciamo, alla fonte, ma sostanzialmente il suo stile era già scritto, insomma. Cioè, non dimentichiamoci che Handel è arrivato a Roma con una carrettata di musiche nella valigia. E non è che era un giovane così, studente povero. Cioè, è un compositore che, beh, certo, io le mie orecchie, cioè, di quello che lo ha scritto, cioè, non l'avevo sentito, un compositore di romani, cioè un oratorio come La Resurrezione, io mi sono occupato molto di oratorio, cioè, non l'avevo sentito da Scarlatti, onestamente, con tutto il rispetto per questi grandi. Cioè, quindi Handel è
come i grandi, un discorso a sé stante, come Bach, cioè sono grandi perché, dimentichiamoci, questi grandi autori, e questo è, ce lo insegna molto bene la favola che voi conoscete molto meglio di me, quello delle api e i ragni, insomma. E queste sono tutte api. Ma la composizione, la creatività era così, e forse noi l'abbiamo perso un po' questo filo della creatività. La creatività significa prendere fior da fiore, no? E poi c'è, cioè, chi è più bravo a prendere e chi è meno bravo. Se sei Bach, se sei Handel, in realtà queste persone poi ovviamente sapevano catturare e effettivamente restituivano un prodotto però loro originale, avendo pur assorbito come spugne dagli altri, insomma, questa era la loro grandezza. Proviamoci noi, insomma, cioè voglio dire, noi dovremmo avere, ecco, oggi chi crea dovrebbe forse, ma vabbè, non lo dico, sennò, ma diciamo un pochino più, fare più l'ape che il ragno, insomma, ecco, diciamo così, siamo tra letterati, siete letterati, mi comprendete meglio, insomma, ecco. Ovviamente il convitato di pietra è Marc Fumaroli. Allora, ci sono altre domande dal pubblico. Senti, ti volevo chiedere una cosa io, diciamo così, alla luce delle tue ricerche, ed è una cosa, insomma, una domanda generica, ma Corelli e Pasquini lavorano anche per l'Arcadia, fanno qualcosa, lavorano, forse insomma è un verbo sbagliato, compongono, danno, regalano qualcosa all'Arcadia, perché dal 1696 in Arcadia c'è un coro, abbiamo ritrovato facendo l'edizione dei testi statutari, proprio con delle vere e proprie leggi si danno. Sì. E ecco, vedi, tu lo sapevi, per esempio, perché in ambito nostro che ci fosse un coro previsto dal Savio Collegio di allora e normato da leggi ferree, io non lo sapevo, insomma, ma credo neppure gli altri che si occupavano di Arcadia. E appunto noi abbiamo questo testo documentario, ora insomma, visto, ascoltando le tue parole, mi chiedevo se a te risulti che abbiano fatto qualche lavoro specifico, però anche non specifico, insomma, che la loro presenza in Arcadia poi in cosa si è concretata, se si è concretata, per quello che sono, insomma, le tue conoscenze. Allora, il coro d'Arcadia del 1696 era già noto agli studiosi di musicologia, di storia della musica, grazie soprattutto, credo, sicuramente a partire dall'articolo di Fabrizio Della Seta su Gasparini e l'Arcadia, dove rifaceva una ricognizione appunto dell'Arcadia e la musica sulle carte appunto dell'archivio Della Seta, ma parliamo degli anni 80, appunto aveva scritto questo articolo che comunque rimane sempre un punto di partenza validissimo, insomma, per affrontare l'Arcadia e la musica, soprattutto nella fase iniziale. E avevamo notizia di questo coro. Ecco, quello che non si sa se ha funzionato, questo ce lo dovreste dire voi attraverso ulteriori documenti, perché effettivamente era un coro di straordinario, coro si intende, viene chiamato coro perché alla maniera greca, diciamo così, diciamo l'ensemble, noi diciamo in residence, si direbbe oggi, il gruppo ufficiale dell'Arcadia, formato dai vertici praticamente della musica romana, perché ovviamente era formato da Corelli, dalla sua ombra Fornari, dal violoncellista Giovanni Lorenzo Lulier e dal clavicembalista Pasquini, quindi questi musicisti effettivamente non sappiamo, poi io non abbiamo, diciamo, evidenze così forti da dire che poi abbiano operato in seno all'Arcadia. Quello che si potrebbe tentare, ecco, vedere se, ad esempio, nell'ambito per esempio della produzione delle cantate, Pasquini ha scritto 70 cantate, ecco, per esempio attraverso l'identificazione dei testi, delle cose, se alcuni testi sono riconducibili a degli arcadi, intendo dire arcadi militanti, insomma, ecco, questa è una possibilità. Poi c'è l'altro aspetto, perché molte delle cose erano, diciamo, patrocinate da Ottoboni, che aveva questa figura un po' incombente, diciamo, e quindi si confonde, diciamo, quello a volte che a noi sembra. Ad esempio le cantate per la natività, no?
Sì, quello pure è un argomento, perché in effetti l'Arcadia è legata, no, pure alla nascita di Gesù Cristo, che era considerata, credo, il giorno... Il patrono d'Arcadia, Gesù Bambino. Sì, figurati che gli Arcadi per anni celebravano appunto il Natale ad agosto, perché era durante il loro anno accademico, che andava da maggio ad ottobre, finché Pietro Ottoboni, ma forse se ne erano resi conto pure loro, disse: ma sta celebrazione di Natale ad agosto, forse è anche il caso di metterla un po' a posto. Se il Bosco Parrasio dovete chiuderlo il 25 dicembre, venite da me, nella mia capanna, come cioè, sì, al Palazzo della Cancelleria, esatto, e il Natale lo festeggiamo quando va festeggiato. E lì comincia tutta una produzione, esatto, di cose arcadiche, esatto, per il Natale, che va da, esatto, opere teatrali a cantate, perché giù nei manoscritti ce, sì, ne stanno tante, esatto, per il Natale, e non per il Natale ovviamente, non c'è mai la musica. Che si io potrebbe sappia, tentare di trovarla la musica di alcuni, di tutto. Forse dovremmo iniziare una collaborazione, sì, da, sì, questo, sì, punto, sì, di, beh, vista. Basti una sola cosa, qui uno dei concerti, il concerto grosso per la notte di Natale di Corelli, che noi possiamo datare intorno al 1698, perché ci sono spese, ma Corelli era remunerato regolarmente, però proprio per la notte di Natale, anche se poi ci sarebbe un'altra destinazione, potrebbe essere la cantata di Natale che la sera della vigilia, il 24, veniva fatta nel Palazzo Apostolico Vaticano, mentre il Papa, tra il vespro e il mattutino di Natale, si intratteneva, faceva una cena, diciamo, di notte di Natale, prima che cominciasse la messa di mezzanotte, quella che per noi, insomma, il mattutino, veniva intrattenuto da una cantata che fu tenuta regolarmente dal 600, il 700, e questa cantata molto spesso era stata patrocinata, cioè quindi proprio pagata, dal cardinale Ottoboni, che magari se ne poteva servire a doppio uso. A un certo punto distinguere tra l'Arcadia e Ottoboni diventa molto difficile, se non impossibile, perché appunto fanno tutta una serie di cose lì, ospitate da lui, che era poi arcadicissimo e componeva lui stesso, anche per le lacunanze di canto, intendendo di poesia, al Bosco Parrasio, e sì, per certe cose sono di fatto indistinguibili. E, va bene, grazie, anzi, teniamo aperto questo canale, che mi sembra bello, importante. Allora, chiudiamo qua, se mi fanno segno che è ora di chiudere, va bene. Allora io vi ringrazio innanzitutto il nostro oratore, ringrazio tutti coloro che sono venuti questo pomeriggio ad onorarci della loro presenza, davvero grazie per essere stati con noi e buona serata.